Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella prova dell'aggiornamento Oxygen OS 3.2 per OnePlus 3. In realtà cercherò di fare un video veramente molto breve, mostrerò giusto un paio di cose, non voglio spendere veramente più di una manciata di minuti, ma me l'avete chiesto veramente in tante, quindi ho voluto, tra virgolette, visto che ho flashato manualmente l'aggiornamento, ho voluto rispondere ai vostri dubbi. Allora, di cosa si tratta? Si tratta dell'aggiornamento ufficiale per OnePlus 3. Si chiama Oxygen OS 3.2, Android 6.0.1. Come si aggiorna lo smartphone? Si aggiorna andando su aggiornamenti di sistema e verificando la disponibilità. Se avete la 3.1.2 e non volete aspettare, sapete usare ADB Sideload, trovate il pacchetto nell'articolo che poi linkerò nell'articolo di questo dispositivo. Detto questo, ci sono due grosse novità. La prima è il display in modalità sRGB. sRGB è una modalità di colore che è utilizzabile in teoria su praticamente qualsiasi dispositivo e che serve in sostanza a tarare i colori nel modo più fedele possibile. È molto usato nel mondo della grafica, insomma è una modalità appunto che è esattamente l'opposto di quella classica che troviamo sui display AMOLED come questo, ovvero una modalità, chiamatela come volete, chiamatela cinema AMOLED come fa Samsung, chiamatela semplicemente colori sparati o comunque nel complesso devo dire colori molto belli. Perché? Perché alla fine comunque è così, uno schermo AMOLED colpisce, uno schermo AMOLED è esplosivo, ha dei bei colori e finché è tarato in modo appunto da non essere troppo falso, secondo me uno schermo AMOLED vince nella preferenza personale. Ma siccome si tratta proprio di una preferenza personale, non c'è niente di male da parte di OnePlus di aver integrato la modalità sRGB anche su questo dispositivo. Ci si arriva dalla modalità opzioni sviluppatori. Se non avete la modalità opzioni sviluppatori dovete premere qua 10 volte finché non vi dice che siete sviluppatori, che magia, è bastato toccare 10 volte e arrivate fino a qui. Modalità colori immagini, use sRGB. Questo è quello che succede. Lo schermo diventa un pochino più giallo, dal vivo sembra molto più giallo di quello che sembra, e questo è come appaiono le icone. Quindi proviamo a fare uno switch il più veloce possibile. No, non è stato per niente veloce perché è tornato indietro, scusate. Quindi da qui queste sono le icone, facciamo così e queste sono le icone. La differenza è abbastanza importante. Provo ad avvicinarmi un po' di più in modo che possiate vedere le icone da ancora più vicino. Questa è la differenza. Secondo me la maggior parte delle persone può semplicemente trarre la conclusione che i colori sono più smorti e che non c'è alcun motivo per utilizzare questa modalità. Io sono parzialmente d'accordo, fatto sta che la modalità c'è e questo è sicuramente un pro, ovvero accontentare tutti. Questo è un punto. L'altro punto, si parla di una migliore gestione della RAM. Molti di voi avranno visto video, avranno sentito parlare di chiusura delle app in memoria. Io onestamente sono un po' perplesso da tutte queste cose. Fatto sta che ci sono 6 GB di RAM e quindi gli utenti più smanettoni vogliono sfruttarle all'inverosimile, vogliono tenere 10.000 giochi aperti in memoria perché non hanno nient'altro da fare. Ovviamente sto scherzando, se c'è una gestione della RAM da fixare questa deve necessariamente essere fixata. È ovvio che il test che faccio io di tenere 1.000 app, 1.000 giochi in memoria è un test che è fine a se stesso. Ma allora, adesso io non chiuderò nulla, ci sono tantissime app in memoria fra cui tutti questi giochi qua. Adesso io li aprirò tutti in sequenza, quindi scopriamo se dopo un po' che io ho utilizzato lo smartphone i giochi sono ancora tutti aperti, e poi una volta completato il giro rifaremo il giro una volta per vedere come va. Allora, iniziamo con questo, che ho fatto un androidicidio, sono sempre peggio, ne uccido sempre di più. Questo gioco è ancora in memoria, non mi riesce di cambiare le marce per bene, ma l'ho fatto. Abbiamo GTA Vice City, eccoci qua, stiamo tranquillamente giocando. Poi abbiamo Need for Speed Most Wanted, qui parte lo splash screen ma in realtà il gioco dovrebbe essere ancora in esecuzione, esatto. Ah, la macchina è in condizioni veramente pessime. Abbiamo poi GTA 3, anche qui dovremmo ancora essere con il gioco aperto, esatto, c'era ancora il video di apertura. Ok, andiamo un pochino in giro con la macchina.
usciamo, apriamo Real Racing 3. Mi avete chiesto se i tempi di caricamento sono ancora lunghi in Real Racing 3. Sì, onestamente mi paiono personalmente ancora un po' lunghi, quindi io però non sono convintissimo che debba necessariamente essere OnePlus a risolvere questo bug, oppure non sia un problema di EA per questo Real Racing 3, ma vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Modern Combat 5 che fa la sua riconnessione. Ok, gioco fluidissimo come sempre, ancora in memoria, il mio compagno è un po' lento oggi, anch'io non è che sia velocissimo. Ok, poi andiamo di Angry Birds 2 che si è chiuso, quindi abbiamo trovato un gioco chiuso. Ok, così scopriamo se riaprendo tutti i giochi, compresi quelli chiusi, questi poi rimangono in memoria. Non so questo uccello cosa stia facendo. Eccolo qua. Ok, facciamo anche caricare il livello, così gli diamo qualcosa con cui riempire la RAM. E poi ci rimane Temple Run 2, che anche questo nel frattempo si era richiuso. Ok, allora facciamo una cosa, adesso abbiamo aperto questi 8 giochi, andiamo a vedere un attimo in memoria. Ecco qua, vedete come la memoria disponibile in questo caso sia di 3,8 GB, che quindi di memoria libera ce ne sia ancora veramente in enorme abbondanza. Andiamo a vedere se i giochi sono ancora al loro posto. Sì, questo è ancora al suo posto. Qui stiamo ancora andando in giro a molestare la gente. Che bel gioco che era questo. Poi abbiamo Need for Speed che, come vi dicevo, c'è lo splash screen, ma il gioco dovrebbe essere ancora in esecuzione, esatto. Poi abbiamo GTA 3, vediamo se siamo ancora in macchina. Sì, siamo ancora in macchina. Poi abbiamo Real Racing 3. Ok, stiamo ancora correndo. Abbiamo poi Modern Combat. Direi di sì, siamo ancora pronti. Ok, a sparare. Angry Birds 2, stiamo ancora giocando, stiamo ancora uccidendo maiali. E chiudiamo con Temple Run 2 che è ancora in esecuzione. Quindi allora, dal mio punto di vista il test è passato, sicuramente c'è una minor tendenza a chiudere le applicazioni da quello che ho potuto vedere in questa ora e mezzo di prova, non di più, mi ho fatto appunto un video veloce, ma secondo me appunto il problema della RAM è un problema marginale, che non vi dico che non esista, ma che non è secondo me un problema di grande importanza. 3,8 GB sono ancora quelli liberi, prima che voi riusciate a riempirli io personalmente vi sfido, ma sono sicuro che ci riuscirete. 6 GB servono anche a questo, servono a riempirli. Per questa rapidissima prova di Oxygen OS 3.2 per OnePlus 3 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per Android World.it.